Siamo ragazzi? Ci siamo? Eccoci qua ragazzi, sono Mighty Mars, come sempre. Oggi facciamo VR Billions perché avevamo lasciato la partita nelle fasi finali, vi ricordo in modalità facile, quindi non ci saltiamo troppo, però ero curioso di vederlo in modalità facile per testare un po' la difficoltà. Poi dopo andremo a fare una difficoltà un pochino superiore in modo tale da sbloccare anche, se riusciamo, la mappa superiore. Però dobbiamo vedere se ci riusciamo. Quindi direi di continuare. Ecco, questo che promette bene. No, perché delete? Stiamo attenti perché qui a sputtanarci ore e ore di gioco si fa presto. Tanto ragazzi, benvenuti. Ah, mi scordo sempre di il mio secondo monitor, che è questo, tablettino. Il più fidato secondo monitor. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui io mi ero espanduto, si dice espanduto. Mi ero espanduto molto molto bene, molto bene, insomma, vedo Giacchinosa che non va bene. Diciamo che mica tanto bene. Allora, io qui avevo delle difficoltà. La prima difficoltà è questa, che a bordo mappa, cioè il bordo mappa è questo, però io già da qui non posso più costruire. Io non lo sapevo perché, che ne so, io non c'ero mai arrivato al bordo mappa, ho detto va, costruirò fino al bordo mappa. No. Quindi bisogna considerare questa cosa qui, infatti non l'ho considerata anche perché qui ci sono delle buone miniere e le ho volute tenere dentro. Però, e qui non riesco a fare la doppia fila, potrebbe essere un problema. Infatti l'ultimo attacco, siamo al giorno 120, l'ultimo attacco me l'hanno fatto qui e sono entrati. Per fortuna questo è un territorio isolato, insomma quello l'ho cacciato via e ce l'ho fatta. Quindi io direi di rafforzare ulteriormente qua, se possiamo. Perché poi quando ci attaccheranno, l'ultimo giorno ci attaccheranno ovunque. Quindi teniamolo in considerazione. Ti voglio buttare dentro anche te nelle mura, così impari a rompere le balle sempre nei momenti. Qui famo così. Io qua non posso far altro. Posso? Qui posso? Qui non posso perché mi dice fine mappa. E qui ho chiuso. Ok. Allora, gli obiettivi per gli ultimi 30 giorni, perché sono 150 giorni. Ragazzi, aspettate, do un'occhiata sul tablettino, un attimo. Comunque, stavo dicendo, l'obiettivo degli ultimi giorni è più che altro rinforzare tutto, difendere tutto un pochino meglio, perché non è che siamo difesi proprio benissimo. Controllare un po' tutto, anche se in realtà, ecco, adesso vedo anche la chat, anche se in realtà, come dire, io avrei bisogno disperatamente di oro. Infatti, come vedete, sono a cortissimo perché ho 58 di oro solamente. Anche se siamo 1500 colonist, quindi una marea, 24 di lavoratori che va bene, 111 di food production va bene, 132 di energy va bene, petrolio, olio, sì, buonanotte, petrolio e ferro va bene, pietra un po' lentino, ma cioè, ne abbiamo 1 milione di robe di pietra. Perché se non ho capito male, le power plant succhiano la pietra proprio. Quindi qui se ne potrebbe fare un altro. Più che altro stavo tentando. Che non posso fare una secchia, no, manca l'oro. Stavo tentando di rubare un bel giacimento di oro che l'ho visto solamente adesso, che è questo. Questo qua, ragazzi, guardate quanto è bello, ispira tanto sentimento. E più stavo tentando di fare una ultima, che poi questa è una cosa che farò anche nella difficoltà più difficile, una ultima protezione
che è questa, e andrebbe riempita ovviamente di torrette, perché anche perché sennò non avrebbe senso, no? Cioè, voglio dire, maledetto l'oro. E qui praticamente adesso non le potrò fare sicuramente. Riempirla di torrette, buttarci, perché il discorso è questo, loro quando tanto io credo, ora non so in questa modalità qui perché è proprio facile. Dov'è la mia camera? La mia faccia? Non si vede? Aspetta, eh. Ma c'è sempre una novità, ragazzi, ma io boh. Aspettate, eh. Oh! Minchia, ci abbiamo guadagnato, cazzo, con questa faccina qui ci abbiamo proprio guadagnato. Che allo streamer adesso è più bravo. Va bene, comunque, grazie per avermelo detto, Alessandro, ma tutti i giorni, quando l'audio, quando la connessione, o quando non c'è. C'è sempre qualcosa. Meno male che c'è chi controlla al posto mio. Per fortuna. Allora. Beh, adesso è tutta un'altra live, con la mia faccina. Stavo dicendolo. Qua c'è questo bellissimo oro. Se io trovo i miei soldati che non so dove li ho infilati, perché sono sempre a giro, non so dove. Dove cavolo sono andati? Questi sono lavoratori. Bubacco. Non li trovo più. Dove siete? Oh, e non li trovo più, eh. Anche qui abbiamo preso un po' di oro. Non difeso più di tanto, anche perché non. Ragazzi, ora sinceramente. Non ci si fa a difendere tutto. E questi dove vanno? Dove stavate andando voi? Dai vostri amici che non so più dove sono? No, lì, andavano lì. Venite qua. Chi, oddio. Oddio santo. Dai. Attention, building completed. E corri! Questo ripariamolo. Il problema è che andarsi a cercare l'oro adesso, al 120° giorno. Oh! Salutati. Sì, però ma muovetevi però, ora il ranger posso anche capire, però insomma, anche se siete in tre. Se io trovo gli altri, vedete meno 5 di stone c'era scritto. Ogni tanto lo surge. Mercato, vendiamo il ferro che noi in eccedenza. Vendiamo il petrolio. Ora 1000 spettatori, magaro. Sarebbero anche 100, eh. Magaro. Bisogna avere fede, caro Alessandro, fede. Ma guarda qui, ma cioè, ora erano mimetizzati alla perfezione qua. Ora, in mezzo allo stone che è arancione, loro sono arancioni. Ragazzi, neanche a farlo apposta. Chi si. Addirittura? Arriviamo allo executor, vediamo, se ce la facciamo. Perché qui tutte le cose sono lente. Più con fretta di fare cose. Allora, per fare un Titan ci vuole 2000 di oro che io ho. E mo lo faccio e lo buttiamo qua. Però io ne avevo di più di gente. Dai, butta.
Butta, butta, ne ho fatte anche due di caserme e non sto facendo niente praticamente. Senza paura, butta. Vabbè, questi sono per difesa. Te puoi anche andare via perché c'hai i cecchini. Anche se non ti aspetteremo. Ora qualche magari non c'ho neanche la pietra, ragazzi. Come non c'ho la pietra? Ah, perché vuole l'oro. Va bene. Mercato, andiamo di mercato. Ferro, pietra e basta. E io vorrei fare anche cecchini. 300, no, erano 120 cecchini di oro. Andiamo, ora voglio vedere se mi rompono le scatole anche così, eh. Te, riparati. Ragazzi, ce n'è uno lì? Voglio vedere, eh. Mi metto in posizione e non fate cavolate. Ripariamo tutto. Andiamo a mettere. Qui chiuderemo sicuramente perché non li posso tenere in continuazione fissi qua. Eh? 360, buono. 220. 300, 360. Però aspetta, pausa, pausa. 360, poi ne posso fare uno forse qua in cima, me lo fa fare poi. Perché ne vorrei fare più possibile. Qui mi becca a 2, quindi questo. Perché se io lo metto qua mi dà più di tutti, però poi dopo questo me lo fa, sì. Questo non me lo fa. E questo me lo fa, però prendono tutti poco, va bene. Uno. Che però me lo dovrebbe fare. Vabbè, intanto mettiamone uno. Poi qui allunghiamo. Chi è questo? Uno zombie così lì, da solo, poverino, si è perso. Diamogli una mano a ritrovare la strada. Ecco. Basta, 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 basta. Era lì, sovrappensiero. Tipo bimbo al supermercato, si era perso. Guarda, 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 guarda come arrivano. Sono gelosi. Uè, uè, giratevi, ragazzi. Oh, tutti ora. Che casino è? Sono cavolati tutti ora? C'era un'ombra? Sono cavolati tutti ora, va bene. Io vorrei mettere anche un pochino più di riserva. Oh mamma mia, che violenza, ragazzi. Bene, bene, bravi, di più ce ne vuole di violenza, di più. Più violenza per tutti. Ok, allora. Mettiamo. Qui è aperto, quindi, giusto? No, qua è chiuso. Quindi questo diventerebbe tutto nostro. Qui si chiude. Vabbè, è defunto. No, c'è un altro qua. Posso chiudere? Mi pareva sempre queste cose mezze storte. Mettetevi qui. Questo.
Quindi qua è chiuso, questo lo volevo tirare giù. E facciamo un'altra cancella e poi qui magari qualcosa di difesa ce la metta, anche se sono gli ultimi 27 giorni, però mi sembra importante questo punto qui. Beh, comunque è un altro punto di difesa rispetto a questo. Ok, qua quindi andate un cincinino indietro. Un cincinino indietro. E mettiamo, vediamo un po'. A sto punto mettere 1 e 1. Se rientra, se ce la fa. Questo qui, qui sembrerebbe piazzato meglio. E questo. Questo. Potrei metterlo anche qui. No, però non escono. Va bene, uno qui. E il gol. Va bene, allora metti lui così. È un po' come ti pare, dopo ti faccio l'upgrade. Poi, di qua ha finito? No, perché sono in pausa. Mettiamo un altro di questi e gli manca il gol. Ok, però adesso il gol è 831. Attention. Building completed. Ok, allora mettiamo, facciamo una cosa così, pausa di nuovo, anche se mettere in pausa in questo momento non è che serve a granché, perché poi tanto devo comunque far crescere i soldi che non ne ho. Questo ferro non è che mi interessa sinceramente, ma come al solito mi rompe le balle. Poi andate via di qui prima che ci restate incastrati. Oh no, è uscito, meno male. E qui rafforzo il rafforzabile. Oh, bello dritto così, mi garba. Vai. Poi, qui cosa mi deve fare? Una torre, va bene. Anche qui lo difenderemo. Ok, attention, cos'era? Ah no, completamento di qua, quindi qui noi ce ne possiamo pure andare. Mettiamoci in un punto per poi ritrovarci. Ecco, perché non ho voglia di cercarvi mezz'ora quando poi serve. Ferro si può vendere. No, cos'è? Ferro si può vendere. Ok, la torre. Sì, vabbè. Yeah. Tanto che. Poi andate via. Allora, 2004. Che qui mettiamo 1 e 1. Questo però ha un raggio troppo corto. Qui c'è questo che mi rompe le scatole. Oh, qui messo bene. Abbiamo messo bene qua. Ok, perfetto. Quindi facciamo una cosa differente. Qui però non mi fa chiudere. Perché non mi fa. Cosa c'è che ti impedisce?
Sono curioso. C'è niente. Non capisco. Perché se io metto, se io qui lascio, è da 1 qua praticamente, se io lascio da 1, dice che ci sono troppi muri, ma non è vero, perché qua sarebbe da 1 in realtà. Se io levo questo, no. Gli darò noia se faccio così. Oh, si chitta lì, basta. Faccio così e buonanotte. E qui non lo vorrei mettere molto lontano perché vorrei che fosse d'aiuto a lui. Però naturalmente c'è questo che ora rompe le palle, naturalmente. Quindi va messo in un altro punto. Qui poi romperà le balle se bisogna metterci il trova. E posso fare un altro? No. Allora faccio quello normale, posso almeno quello normale. Trenta, novanta. Ecco, ora da noia qui, ok? E è tutto così ormai. No, che ho fatto? Ho sbagliato. Ho sbagliato. Sono tutte e due blu, si assomigliano. Vai, 220 di oro, un altro. A parte che non ci avrò i soldi, no, infatti. Manco per metterne uno sui soldi, neanche per mettere una Tesla. Poveri noi, poveri noi. Ok, qui intanto li ha fatti, quelli che volevo. Dovrei guadagnare sui 1000 per stare tranquillo almeno. Forse ci riesco con questo. Ti posso tirar su? Sì. 5 lavoratori, occhio, attenzione. 5 lavoratori, 98 di cibo e 52 di energia. Vediamo qua se c'è qualche altra casina da tirar su, ma io credo proprio di no. Le sono già tirate su. Ma qui continua a essere libero, comunque. Posso fare altri? Ma sì. Qui si entrano, però mi sfondano tutto. Questa zona, vabbè, l'ultimo giorno non è che mi interessa difenderla più di tanto. Io qui l'ho dovuto fare per forza perché non riuscivo a fare la doppia barriera, quindi ho ricevuto un attacco pesante, però fondamentalmente qui se mi sfondano tutto non è che c'ho tutto sto interesse l'ultimo giorno a difenderlo, anche se è vero che più ne mettiamo tutto fa brodo. Ma posso aggiungerne altri? E come vedete la regola dei non più di due muri si può anche un attimino raggirare. Qui ci posso mettere qualcosa dentro.
Mi starà qualcosa da 4? No, non mi fa fare sempre il discorso di gold, ok? Vediamo un po' case. Dentro posso fare qualcosa? Oh, guarda che posticino che ho trovato. Canta le mura non mi sembra il caso. Vediamo qua. Niente. A parte che non c'ho oro. Ok, perfetto. Allora facciamo una vis piccola, poi la tiriamo su. No, vabbè, lascio perdere, poi ne devo fare due di upgrade, due palle. Adesso faccio 936 di oro. ...42 di energia. Io ho un fottio di power plant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e più qualcosa qua dentro c'ho. 8, lasciando perdere le 1000. 8, dentro non c'ho nemmeno una. 8 più tutte le 1000. Ok, qui si può anche lasciarne una, perché poi magari al momento dell'invasione vediamo un po' l'oro. Momento dell'invasione vediamo un pochino dove attaccano, si rafforza. E qui va rafforzato un po' ovunque. Io tendenzialmente faccio solo i Titan e il Lucifer non mi piacciono, sinceramente. Non mi piacciono per niente. E Thanatos. Costano 600, questi costano 2000. Quindi ne posso fare 3 e mi avanza anche un 200 monetine. 18, vai. Vai. Tutti qui, facciamo un'assemblea. Facciamo una bella assemblea, una bella riunione di condominio. Comunque c'è tante cosette che non sto raccogliendo, perché qui c'è del ferro, non lo raccolgo. Qui c'è della pietra, non sto raccogliendo, perché parte non mi mancano, però uno dice le raccogli e poi le vendi. Incrementi l'oro, ok, però non ho... Cioè mi dà poco fondamentalmente. Mi dà veramente poco. Vedete, io ora vado al market. E vendiamo un po' di ferro. 20 mi dà. 20 ogni 5 unità. Eh sì, c'è anche scritto. Ok. Quindi vabbè, da veramente poco, ragazzi. Non lo so. Magari poi è utile fare delle cave avanzate per... Vabbè, questa la possiamo vedere. 900 però, eh. Beh, mica poco. Quindi farei un altro... E fare anche un Titan. Allora, Titan sono, facciamo un po', 5. E vabbè, soldati va 15, chi se ne frega. Vedi questi 6. Io vorrei fare almeno, quanti sono? 5, 10, 10. Ho 10 di questi grossi e 15 di questi qua, di Thanatos. O anche 20. 10 e 20. Non sarebbe male 10 e 20. Anche se poi
discorso qual è? Che non li posso usare tutti insieme, perché se poi attaccano da tutti i lati, bisogna che io poi li divida, e dividendoli. Allora, dei Neil Light devo ancora provare. Devo ancora provare, bravo che me l'hai ricordato. Devo ancora provare. E invece Ante, no, Ante mi avevano scritto gli sviluppatori che praticamente mi ringraziavano perché mi ero iscritto al loro sito e poi c'è una specie, da quello che ho capito, la chiave te la danno secondo un sorteggio. Quindi magari loro danno 1.000 chiavi beta a sorteggio, o ne so, 1 milione di chiavi beta su magari 20 milioni di persone, roba così, non lo so. Cioè, quindi non so la percentuale di quanto possa essere il sorteggio, né? Perché se perdiamo 100 chiavi su 10 milioni di persone, a chi gli tocca ha avuto una gran fortuna. Se sono, penso, su 5 milioni di persone sono 4 milioni di chiavi, praticamente va quasi a tutti, tanto a me non tocca. Anche se ne mancasse una di chiave, io sono quello che non gli tocca. Poi vabbè, comunque credo che sia una chiave beta, nel senso che poi dopo, una volta una closed beta, anzi una volta chiusa la closed beta, poi ti devi comprare il gioco, non è che credo, a meno che no. Non credo siano così generosi. Sarebbe bello, però. Allora, io vorrei cominciare a farmi questo. Questo vorrei cominciare a farmi. Allora, le cose più in pericolo sono, secondo me. Ma perché no? Ma perché c'è sempre? Io non ce l'ho con l'angolini sto gioco qui. Ce l'ho con l'angolini. Io ora se io ti metto qua non posso mettere la struttura. Capisci a me? Perché ce l'hai sempre con l'angolini? Cosa ti hanno fatto gli angolini? Oh. Mettere uno qua. Uno, due. E vorrei che coprissero. Questa arriva fino qui. Quindi il prossimo esempio, se arriva fino qui, lo potrei mettere. Sì, lo posso mettere anche uno ogni angolo e poi tutto eseguito accanto. Cioè qui devo riempire tutto di torrette così. Poi alle brutte, se è vero che invadono, comincio a vendere tutto. E comincio a vendere tutto e niente, li aspetto qua dentro. L'unico problema, perché io, sì, Alessandro, dipende un po' quante richieste hanno e quante closed beta loro hanno a disposizione, quante hanno voglia di dare, di donare, non lo so. Può darsi anche che sia stato fortunato, oh. Ogni tanto mica fa male. Fa anche bene un po' di fortuna. E poi, ah, qui anche 70, vamos. E poi Daniel Light, lo provo, poi ti faccio sapere. Facciamo qualcosina insieme. Però penso, finché non mi compro il ripetitore e la scheda di rete, come si era detto, mi sa che è sempre la solita solfa. Energia. Quindi molto probabilmente servirà. Minchia, finite i lavoratori? Aia. Non lo sa, non l'avevo visto. Ho finito l'energia. Bisogna sempre. Che è successo? Che c'hai? Ok. Bisogna sempre cercare di anticipare queste cose qui, di non restare mai a zero come sto facendo io.
perché poi dopo bisogna aspettare che la costruzione sia fatta. Invece se noi giochiamo sempre d'anticipo, non aspettiamo nessuno. 901, forse se... Non credo che altri 100 me le piglia se la faccio diventare... Allora, quanto vuole intanto la power plant? 8. 8, preciso. Ne ho veramente un bordello allucinante di power plant. Basta. Quante ne devo fare? C'è un Renato. E ora chi è? Renato Bonini, non del genere. Scusate. Pronto? Oh, sì. Eccomi, stavate in pensiero. Allora, ragazzi, era una telefonata, non potevo esimermi. Va bene, allora riprendiamo. Ho messo la power plant. Possiamo vendere un po' di... vai. Possiamo vendere un po' di... Sì. Dov'è il mercato? Possiamo vendere un po' di ferro ancora. La pietra no, perché tanto poi dopo mi manca. Medaglie, che scusate, sbaglio tasto. Poi, volendo, si potrebbe mettere anche un'altra banca, perché se io non ho capito male, le banche dovrebbero aumentare i profitti, quindi l'oro. Se non ho capito male. Quindi vediamo un attimino. 20 giorni manca. Poi sicuramente un altro assalto ci sarà. E sarà anche pesante. Ma comunque Alessandro, lei ha un po' giocato avanti, anche off camera. Allora, energy set, dobbiamo aspettare l'energia. Vedete che se uno non gioca d'anticipo, poi vi fermate per queste cose qua. E questo è tutto tempo perso. E è anche abbastanza lento oltretutto. Non fare anche nemmeno una mini, posso fare, no? Ok. Vediamo un po'. Case da tirar su. Questa. Quella che avevo messo io. E questa qua. E basta. Ok, vediamo se qui c'entra qualcos'altro. Qui c'entra la grande. Ok. Abbiamo un po' di oro. Tiriamo su questo, che è importante. Poi andiamo a vedere un attimo la banca.
Si incrementa l'ammontare di oro generato dai colonist. Quindi servirebbe. Però io vorrei fare più case. Food. Minchia, 16 l'una. Allora, andiamo a fare il food. Facciamo lo fordo. Lo fordo. Tiè. Una qui. Vabbè, la posso anche fare. Tanto anche se ci metto una difesa. La metto qua, la difesa. Ci dovrebbe stare. Vediamo un po'. No, non ci sta. Ne vorremmo mettere un'altra. Però mi sa che poi abbiamo finito di nuovo i lavoratori. Qui è tutto arido. Qui un'altra 88, un po' bassino però 88, 108. Mi sa che 108 è il più alto. Yeah. 108. Io non so fino a quanto arrivano queste qui, però hai visto più di 120 arrivano. Pensavo fosse 120 perché la farm più piccola fa 60 massimo. Ah, è abbastanza tosto, ma ti piace Alessandro? Come... Parte vabbè una closed beta, insomma, diciamo che il gioco può cambiare anche tanto, quindi sono opinioni un po' così, tanto per. Vabbè, intanto faccio queste. Per averlo visto così mi sembra carino. Spero che non sia solamente uno shooter così e basta. Spero che ci abbia un po' qualcosa di strategico, qualcosa di survival un pochino. Questo l'abbiamo già messo, sì. Qui ci mancherebbe lo Shocking Tower, ma aspettiamo che cosa mi manca. Il wood che stiamo facendo 54, l'ho messo ora il coso, siamo già a 54 e te ne metto un altro, ne vai un altro, te ne metto un altro. Cosa vuoi? 50 wood. Ora sto anche a secco di wood. Mettiamo un altro wood. Qui sei, ma cos'è? E il wood che ho non c'è avanzato. L'avanzo non c'è. Pensavo di sì. A meno che non ho studiato. Ah, io non ho studiato il radar. È utile il radar? Giorno 140esimo zombie, Mighty Mars, abbiamo una sorpresa per te. Non compro niente, vedi andare a casa. Ma mi sa che non basta dire così. Sai che bisogna essere un attimino più convincenti. Mi sa che ci vuole un... Il radar più che altro, è utile che tu sappia, Alessandro. Oppure una roba che serve e non serve. La banca, 50 pull. Facciamo qua 5, mamma mia. Qui siamo rimasti indietro con il pull, 11, 12. Yeah. Se ti accontenti di 12, dato che sto facendo 7, ma io prima non facevo 7. Perché adesso faccio 7?
allora io ho un po' di oro. Mi serve un'altra power plant che siamo già. Siamo già quasi a secco. E poi vorrei provare a fare un'altra banca. Vediamo se tiro un po'. Anche se 1000 ora 1000 comincia a essere buono, eh. Dove è la banca? Qui. Wood, dobbiamo aspettare il wood, non dai. Non ho, cioè, l'ho sempre avuto. Non ci ho mai avuto problemi di wood, ce l'ho tutti ora. Ce l'ho tutti ora il problema di wood. Di qua qualcosina. Niente. Questi tre alberelli poveracci brutti. Vai. Ah, intanto vendiamo sempre questo ferro qua. Ma perché più uno? Che io non facevo più uno. Perché è calato tutto. Ma è successo qualcosa. Io non facevo più uno di petrolio, facevo di più. Ma poi mi vado a vedere le registrazioni, che o sono rincoglionito io, ma forte. Ok, allora facciamola. Anche se agli ultimi giorni così. Dai, facciamola, dai. Poi facciamo un altro. Minchia. Ma perché io prima non facevo uno di petrolio? Perché adesso faccio uno di petrolio? L'ho sempre venduto perché c'è un'abbondanza. Poi scusa, Dice che la produzione di olio, di petrolio è bassa per mantenere l'unità. Ma a te cosa ti frega? Ma se io ho 100 di petrolio, cosa ti frega a te quanto ne produco io? Ma ora c'è anche questo, non sapevo io questo, scusa. Non lo sapevo proprio. Cioè, sta a vedere anche quanto ne produci, ma saranno cose mie. Ma cosa ti frega a te? Allora. Boom, via tutto. Ok. Questo non lo sapevo. Allora qui facciamo così. Chiudiamo. Ma qui ci sta bene anche un'uscita. Quante volte ci sa mai. C'è da scappare velocemente e rapidamente. C'hanno anche da vedere quanto ne produci, oh. Ma sono curiosi, è un affare mia. Quindi non posso. Aspetta, prima mettiamo la struttura. Che poi producevo di più. Non capisco perché ora si è abbassato così. Per niente. Ok, intanto lasciamo così, vai. Poi vediamo quello che ci vuole. Vediamo qua se c'ho altri pozzi petroliferi. Attention. Building completed. Ero tranquillo con uno, producevo. C'è qua. Però qui siamo a bordo mappa. No. Qui siamo un pochino più. Due addirittura. Ora io devo chiudere anche lì, Belle palle. Qui non si finisce mai di chiudere. Qui non ci si. Questo è un gioco. Questo è un gioco che bisognerebbe chiudersi a riccio, solo che non puoi chiuderti a riccio perché tutte le volte ci andassi a pia le robe. Quindi tutte le volte costruisci mura, però difenderle tutte è praticamente impossibile. Poi loro ti sfondano, ogni volta che invadono qualcosa si moltiplicano e ti saluto. Ora io dovrei chiudere qua. Chiudere questo pezzo qui. Questo pezzo qui. Mancano 20 giorni. Ma
mi sembrano delle belle mosse da fare negli ultimi 20 giorni, però io non sapevo che stavo a vedere anche quanto producevo, perché insomma l'importante è che ho il petrolio, poi quanto ne produco, insomma, non pensavo interessasse. Va bene, dai, noi andiamo con tutta l'argenteria qua, andiamo con l'argenteria quella buona, quella per le feste. Chi c'è? Cugu? Cugu? Nel grassone non c'è più. Ma quanti ce n'è? Vieni, vieni. Poi il grassone dovrebbe essere lento, in realtà è veloce. Più veloce di quelli dei magri. Com'è? È un grassone ginnico. Guarda, ce n'è, eh? Mi mancano un po' di cecchini. Oltretutto. Voi ce la fate andare di qua? Con calma. Ok, allora. 9 di energia, ma l'ho messo... Ma vedete che io, uno dice, uno... si lamenta, ma l'ho messa ora, perché sono già secco, l'ho messa ora, te ne metto un'altra, tieni, ora l'ho messa, 8 lavoratori, poi chiaramente la metti e ti richiede altri lavoratori, ovvio, perché giustamente messa ora. Io devo mettere una power plant al minuto qua. No, ma veramente c'è delle robe che veramente Guarda che qui c'è uno zombetto senza far niente. Voi qui, voi qui. Poi mentre lavori arriva l'orda, perché nel momento in cui ti espandi ti arriva sempre l'orda e devi lasciare tutto. Perché è giusto così, eh? No. Aspetta un attimo. Questo mettiamolo qui. Questo mettiamolo qua. Io questo ce lo costruisco subito, perché non voglio arrivare all'oro al massimo, all'oro voglio spendere, sono spendaccione. Ora c'ho 11, ti va bene, ti garba? Possiamo andare avanti. 1 e 2, vieni, e 1, 2, 3 e finiti. Ah, i lavoratori, angoscia, allora voglio fare un miliardo di case, voglio fare un miliardo, poi sono tutte sparse, anche se faccio una banca non è che riesco a prendere. Oh, sei contento? Non romperei più le balle, promesso? Ha promesso, eh? Perché la bevanda dei campioni? Dai, facciamo un po' di pubblicità, Alessandro. E Mighty Mars si tiene in forma con la bevanda Fast Roll Energy Drink. Per streamare più velocemente. Attenzione, la bevanda può causare attacchi di panico e di cuore. Quello però sta a guardare il capello.
Perché ha sentito un rumore strano? Che è successo? Non facciamoci domande che non potrebbero avere risposta. Il radar vuole due lavoratori, 10 di energia, 800 di gold. Minchia, ma è così piccolo il radar? Ma siamo sicuri che funziona? Lo metto di qua. Ho affollato solo, ho fatto tutto. È piccolissimo. È bruttissimo. Dove lo metto? Fa tutta la mappa o fa... Tiè. Bruttissimo, piccolissimo. Pensavo fosse gigantesco io, un bel radarone. E fa anche una certa soddisfazione. Cancelli. Uno qui. E no, poi c'è lui che rompe le mele. Vabbè, comunque ho già sbagliato, Faliose, è ovvio. Vabbè, ascolta, siamo l'ultimi, almeno gli ultimi giorni, prima di andare in vacanza, fammi Faliose fatte male. Posso? Posso? Dai che 150° giorno, vacanza per tutti, ferie, le ferie estive, neanche qui, ma allora ascolta, va bene così, dai, fai finta che i cancelli ci sono. Allora voglio vedere che giro fanno questi, eh? Ah, fanno il giro di qua, va bene, dai. Fa sempre i lavori fatti male. Qui e anche qua, io qua lo vorrei mettere. Potrei anche far così, ma non c'ho voglia sinceramente. Poi bisogna chiudere anche di qua. C'è da chiudere, c'è una famiglia cancellata. Intanto il tempo passa. Allora, facciamo anche qui, bisogna concludere. Mamma mia. Mamma mia. E questi sono rimasti qui per sport. Facciamo, io vorrei fare 5 cecchini, però 300 al colpo. Ma perché 831 adesso? Chi è che mi puppa l'oro? Sono questi che mi puppano l'oro? Meno 40. Mortacci, io pensavo mi puppasse solo lo stone. Maledetti. Ma se io faccio allora solo 1000? Ne faccio 1000 di 1000? Scusa. Cosa mi puppa il 1000? Ecco perché mi sta calando tutto. 30, puppa anche il 1000, ragazzi. Quindi non solo l'acquisto, c'è anche il mantenimento. Attenzione, la bevanda è causa attacchi dei zombie improvvisi e bere con Catella. Bere con Manuela. Che Manuela è brutta, sembra quasi lo zombie, quindi. Questo fa fino a qua, fino al cancello, questo pure. Io lo metto, eh. Di nuovo l'energy, no, ma io mi sento male, ragazzi. Ma non è possibile. Non è possibile. Poi qui almeno, qui bisogna fare almeno 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, minimo, ma proprio minimo.
anche di più. Perché anche questi lavorassero in coppia, uno qui e uno dietro, non sarebbe male, perché a me l'executor mi piace e non mi piace, perché l'executor va bene per i ciccioni, perché ho visto che le Shocking Tower non tirano giù i ciccioni, non ce la fanno, però tira giù tutto il resto, capito? Quindi magari uno di questo insieme a due di questi dovrebbero fare la differenza. Io, boh, rimango senza. Sono già senza energia. Oh. E mettila come ti pare, ma. La situazione è pesantina così, eh. Fare uno qua, mi pompa meno 30 di gold. Vabbè, lavoratori, sì, vabbè, la gioco quelli, però lavoratori li prende una volta sola. Stiamo un po' perdendo colpi, stiamo un po' perdendo colpi. Sto andando avanti un po' troppo lentamente. Che abbiamo chiuso, qua bisogna chiudere, qui bisogna chiudere. Che poi anche i cancelli, oltretutto, costano, cioè nel senso, all'inizio pensavo che costavano solamente pietra. No, vuole anche il gold, oltretutto, per farli. Attention, building completed. Io qui vorrei chiudere proprio qui dove c'è lui, proprio preciso. Poi a te ti potrei anche levare, no? Giusto? Guardalo, guardalo! Dove va armare? Ah no, questo è un. Pensavo fosse uno zombie. Gli avevo già sparato se era per me. Sento dei rumori strani. Attention, building completed. Yeah. A spregio, te ne faccio due. Qui se mi sfondano non mi interessa, non difendo. Tanto al limite le ricostruisco. Non voglio. Preferisco fare quello che ho in mente, il progettino là dell'ultima difesa che è questa. Qual è il problema? Ebbene? Ma perché palle sto limite di mappa? Quindi? Dove posso chiudere? Nemmeno qua. Ragazzi, ma. Ah no, ma il limite di mappa è proprio qui. È qui praticamente, cioè è proprio qua. Pensavo fosse più. Quindi Oh my niente. God, a huge swarm Che is è, che è, coming. che è, che è, There are calmi, calmi, millions. calmi. They are approaching from all sides. Ma arrivano adesso? Ma scusa, giorno 137. Ma non è vero! È giorno 137, non è giorno 150. Non ci credo. Ma il giorno 100. Perché? Scusate, no? Ma se ho messo 150 giorni? Cioè, ragazzi, ma mi arrivi. Cioè, 13 giorni prima è roba. È tanto prima. No, questa cosa qui non l'ho capita. È tanto prima. Ma io la faccio. Scusa, io avevo contato 150 preciso di sistemarmi gli ultimi giorni. Allora, lasciamo le zone meno importanti. Qui fate quello che vi pare.
Voglio radunare tutti. Ma proprio tutti li voglio. Ah, però così dai, un'inculata, su. Adesso quanto mi costa? 700. E sinceramente non so neanche come affrontarli, perché la prima volta, anche se siamo in modalità semplice, ma sarà sicuramente un casino. Io mi vorrei lasciare le riserve piene per vedere dove devo mettere. Ho 42 di... aumentiamo un po' l'energia. Facciamo un po' di case. Mi voglio lasciare un po' di roba piena per mettere le difese un po' sul momento. Però io non sono pronto, perché poi dovrei anche finire di difendere questa zona qui, che era quella più importante, il centro. Cazzo. Cazzo. Attenzione, così che la voce letta, bene con cartella. Qualche consiglio, Alessandro? Ma qui c'è tre cecchini, c'è un cecchino a torretta, ma va bene. Merda, troppo prima. Io posso fare... due di food mi occupa. Facciamone tre. Però mi prende tutto l'oro. Mannaggia, troppo presto. Io vorrei già eliminare qualche struttura. Io credo che sia... sì. È l'ultimo attacco questo, credo, eh. Attention. Building completed. Al food 80 non è che mi serve tantissimo 80, però se io levo uno di questi mi leva 100. Niente, non è che io mi raduno e li mando tutti nel punto dove c'è più casino, perché se li separo non riescono a fare niente. Attention. Building completed. Un pochino di olio, un pochino di ferro, vediamo che succede. Secondo me mi aprono come un... io credo sia l'ultimo attacco questo. Qui entrano come nulla, quindi qui prepariamoci a levare tutto al volo. Però poi non ho... se comincio a levare la roba non ho più possibilità di andare avanti. Di energy, quindi tanto. E 4 worker. Worker non sarebbe un problema, il problema è l'energy. Sarebbe fare un altro qui e comunque questa zona sarebbe tutta protetta.
Però mi manca l'energy. Se io levo una cosa di petrolio da più 10, quindi io andrei a 13, e però mi consuma 30 di energia, che è quello che mi serve, 8 lavoratori mi libera. Quindi anche con... No, io voglio difenderci. Sto comunque, ragazzi, sto tentando, cioè sto facendo anche dei tentativi, perché anch'io non so, non ho un'idea precisa di... Tutto non ci si fa a difendere. Quindi è inutile incaponirsi. Qui ci vorrebbe un bel po' di cecchini dentro. Anche le truppe non sono molte. 8 Thanatos, 8 Titan e 12 Thanatos. Volevo fare 10 e 20. 6 di energia. E 24 lavoratori. Mannaggia. Posso vendere un altro po' di ferro. Il problema è l'energia. Però io se metto un'altra power plant non riesce, perché ci vuole troppo tempo. Io posso mettere un'altra advanced farm. La mettiamo qui, mi blocca troppo roba. Porla qua dentro. E se la metto qui, poi qui non posso fare neanche quelle strutture. Perché poi una volta che vendo tutto, queste qua poi resteranno senza energia. Quindi mi conviene farle. Oppure resteranno, riusciranno. Non lo so. Eccoli. Questo lato dovrebbe abbastanza resistere. Io non ho la più pallida idea di cosa di come andrò a finire, almeno ce l'ho, però. Minchia! Aiuto! Non ci credo, no, vabbè, ragazzi, però. Cioè l'assurdità fatta persona mia, Andate qua, ragazzi, dai, cominciamo. Cominciate a fare qualcosa. No, ma sono una merea. Cioè, ma guardate la roba rossa. No, vabbè. Guarda questo, già scavalca. Questi scavalcano, eh. Dove vanno questi? Perché gli vanno in bocca, mortaccioni loro? No, vabbè. Qui siamo nel delirio. Qui non c'ho difese. Io questa la metto così, poi vediamo se riesco a tirarlo su dopo. E ora ci ho messo quella, adesso le altre non me le fa mettere, ovviamente. Ti
che ti devi dare il ballo. È un bel cavolo di casino. Io con queste difese non ci faccio niente praticamente. No, ma cioè, oddio, non sarebbero tantissimi. Allora, questi noi cominciamo a vendere, perché questi hanno saltato, sono già entrati. Siccome non ti voglio far invadere niente, facciamo come tedeschi a Berlino, anche se è un brutto esempio. Distruggiamo tutto e arrivederci, grazie. Questo chi è? Vabbè, non me lo fa distruggere? Ok. Molto probabilmente non riesco a farne alt di Thanatos e di Titan. Non credo. Energy, meno 599 di energy. Però di questi me li farebbe fare se si sbrigasse. Oil, ma c'ho 32, perché rompi le balle? Va bene, se ce la fai vai anzi subito qua dentro. They are trying to break through. Good morning, sir. Attention. Building complete. Di qua? No, è attack. Cioè, io la potevo anche difendere, ma non... Cioè, è troppo ampia la base. Guarda, questo bastardo è già entrato, eh. Se lo fate fuori... capito, vai. Neanche quello lì, perché questo sarà altre strutture. Niente. Niente. Li hanno già invaso. È tutto un dannato casino. No ragazzi, perché non è possibile difendere una zona vasta del genere. Non è possibile. C'è poco da fa. Cioè, a parte che avete attaccato 13 giorni prima, insomma, in 13 giorni qualche difesa in più la mettevo, eh. Volendo. Insomma, ora se attacchi 2-3 giorni prima ci può anche stare. 13 giorni prima comincia a essere un po' tantino. E ora c'ho meno 5. Giustamente. La segreteria la possiamo levare. Nel caso, ragazzi, è meglio levarle per ultimo. Però sono senza elettricità praticamente. Quante cose devo distruggere per l'elettricità? Un miliardo.
4, questa no. Ah, qui sono. Poi questi vedi saltano e. C'hanno già anche appeso. Sono già dentro da questo lato qui. Quindi entriamo subito qua. A questo punto. Qui facciamo tutto quello che si può fare. Mi interessa. Qualsiasi cosa va bene. Tutto quello che mi puoi fare me lo fai. Ma è, comunque si perde anche questo. Ah, poi non spara neanche, oltretutto. Perché molto probabilmente gli ha levato la corrente, l'energia. Qui non me lo fa distruggere. Un maledetto casino, anche perché io non posso nemmeno fare altro perché mi manca l'energia. Se questi si sbrigano a entrare. Niente. Qui se elimino questo perdo tutto il. No, questo qua non lo posso neanche eliminare. Cibo sono indietro. Legno non mi interessa. Di qua non è attaccato? Mamma mia. Roba allucinante comunque, eh. Sono solo allucinante però, eh. Cioè sono già qui, ragazzi. Andiamo tutto. Ora. Là Pablo! Lo so, l'energia disattiva tutto, ma infatti il brutto di questa cosa qui è che basta che loro ti attaccano il palettino lì dell'energia è finita. The infection is spreading across the colony. They are attacking the colony defenses. E poi loro stanno andando anche indietro adesso per i costi di mantenimento, perché c'è anche quello. Ma non ce la faremo mai. Questi non c'entrano nemmeno dentro. Che devo dire a questi? Ma non è possibile. Guarda anche questo, ma. Caccia la miseria. Niente, non posso fare niente. Sei uno di questi? Ti serve uno di questi? No, questi entrano come nulla. Oh. Questi sono bloccati qui, guarda, non si muovono. Dai.
Our colony is succumbing to the infection. They are trying to break through. The infection non faremo mai. Across the colony. They are attacking the colony defenses. Distrugge tutto, che mi... Oh, vabbè, lasciamo com'è, dai, tanto. They are trying to break into the buildings. Our buildings are being attacked. Se arriviamo, forse se si andava subito nel centro, li aspettavamo nel centro, magari anche un pochino, con un pochino più di spazio dentro, forse ci si poteva fare, perché li stanno tenendo, eh. Guarda, guarda che li stanno tenendo. È l'unica che fa così, ragazzi. Andare subito nel centro e fa anche un po' uno spazio un po' più grande. Guarda casino. Madonna. Qui ho. Tanto non si può fare niente. Quindi già infestato, quindi già infestato. Troppo, troppo enorme la base per difendere. Come minchia fai a difendere? Una roba del genere. Cioè, assurdo, dai. Come si aprite? Ok, ragazzi. Non è finita, eh. Voi occupatevi di questi. E voi di questi. Non è uscito, maledetti sgorbi. Perché non ce la fate a passare? Tutti, eh? Porca maiala, anche di qua. Oh! They are trying to break through. Units under attack. Fate fuori questi rompicoglioni. Senza andare fuori. Senza andare fuori. Our colony is succumbing to the infection. The walls are under attack. Oh, ragazzi, oh. The infection is spreading across the colony. Io non ho risorse per ricostruire niente. Però forse ce la facciamo. Questo è disabilitato? Ok, comunque funziona questa cosa qua. Nel bene o nel male funziona. Oh, sono finiti, eh. Ce n'è più pochi. Guarda, questi vanno anche a giro, fai bulli. Vanno a fai bulli questi. Ti capito? Vanno anche a fabulli questi, fuori. Ma io mi metto qua. H. The walls are under attack.
Ma è l'aspetto. They are trying to break through. Io quasi quasi andrei anche a prenderli, però non vorrei che poi arriva lo zombie maledetto che si infila, non lo vedo, e mi distrugge il centro, perché tanto succede sempre così. Mi state lì, Che è fatto, ragazzi, Vabbè, Credo che basta uccidere i capitani. Dove sono i capitani? Di qua? Non credo che dobbiamo uccidere forza tutti. Che questo sarebbe il capitano? No, non credo. Guarda, guarda. Rapia, maledetto. Facevate i ganzi, Facevate i ganzi, maledetti finocchioni. Eravate in tanti. Facevate i bulli, Qui c'è sempre, Li facevate i bulli, Eravate in tanti, convinti, spavaldi. Dovrebbe essere l'ultimo capitano, e dovrebbe essere questo qua in fondo. Comunque funziona, abbiamo visto che funziona. Ora questa, ragazzi, è la modalità facile, Io prendo solo il 10%, quindi non sviluppo la mappa nuova, non apro la mappa nuova. Ah, c'era anche questo, non l'avevo visto io, che si poteva prendere. Guarda, 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 guarda. They are trying to break through. No, non è ancora finita. Ok, finita. Allora, 1800 di popolazione e zombie uccisi 14.862, quindi pochi. 54 soldati morti, coloni infestati 1803. Fatto score 10%. Ok, quindi più che altro abbiamo visto che non serve, come dire, difendere tutto. È impossibile, ragazzi, difendere tutto. Dobbiamo difendere praticamente l'unica parte, quella interessante, quella centrale. E dobbiamo fare più o meno come ho fatto io, cioè fare tutte le mura possibili e immaginari, riempirlo di torrette e avere anche uno spazio un pochino più grande sarebbe meglio. Io purtroppo ero un po' incastrato lì perché c'era le rocce, c'era il leghettino, era un po' incastrato, non è che potevo aprirmi più di tanto, però funziona. Secondo me, se lasciamo un 4 spazietti di lunghezza c'entra, perché possiamo, così ci possiamo mettere anche una torrettina per l'energia, ci possiamo mettere un 1000, ci possiamo mettere magari quelle 2-3 cose che ci aiutano a non far disinnescare le torri. Quindi, ragazzi, io direi che l'esperimento che volevo fare oggi ha funzionato. Pensavo di no all'inizio, perché a parte ci hanno attaccato 13 giorni prima, sono veramente tanti 13 giorni prima, quindi attenzione anche a quella cosa lì, perché magari se mi attaccavano il giorno 150 preciso, io
in 13 giorni qualche torrentina in più nel centro la facevo e qualche difesa in più la mettevo. Quindi dovete stare attenti, dovete calcolare almeno che vi attaccano almeno 10 giorni prima, lo dovete mettere in conto. Quindi adesso la prossima volta che porterò via il biglio la faremo in modalità diversa. Vediamo un po'. No, questo già non lo mettiamo così, là. La faremo in modalità diversa, faremo sempre questa, però popolazione, sempre 150 giorni, però popolazione accessibile, che sarebbe praticamente la modalità normale. Ecco, e questo è veramente molto più difficile. Quindi ragazzi, noi possiamo anche iniziare. Poi tanto per vedere dove ci butta. Comunque l'unica maniera per superarlo secondo me è così, perché tanto poi non ce la fate a difenderla tutta. Ok, anche qui siamo abbastanza stretti, anche qua io vorrei subito 1, 2 e 3, anche qui siamo stretti come prima. Qui possiamo fare solo metà di qua, non so se chiude. Di qua se chiude sarebbe ottimo. Non chiude, però comunque qui si potrebbe anche volendo, si potrebbe allargare qui bene in modo tale che loro per passare qui si spintonano e non entrano. Quindi noi possiamo chiudere anche qui volendo, perché se chiudiamo qua poi non possiamo metterci le varie torrette. Possiamo chiudere qui, così loro comunque qui sono un po' imbottigliati. E poi qui possiamo allargare anche di uno, due, servono per le torrette. Questo non conta, perché credo che non te lo conta. Oppure, no, lo conta invece. Questo lo conta. Giustamente quello troppo vicino non conta, quindi due servono per la torretta, uno per camminare, però abbiamo visto che per camminare non basta, quindi io lascerei altri, metterei un palettino qua. Qui questo non lo conta. No, e perché non me lo conta se prima, scusate, forse me lo conta solo con i paletti. Che mi ricordo prima non me lo contava. Va bene, comunque io non lo considero. Quindi 1, 2 e 3 qui. Vabbè, ci possiamo anche non fare nulla. 1, 2, 3, 4. E si può fare qui per forza, perché poi qua c'è questo che ti impedisce di allargarti. Però anche qui va bene. Quindi che abbiamo detto 1, 2, 3. 2 per le torrette, questo non lo voglio contare, 2 per le torrette, 2 per passare. Quindi questo potrebbe andare tipo qui e questo potrebbe chiudersi tipo qua. E poi dobbiamo fare come l'altra volta, riempirlo di torrette. Qui siamo anche difesi abbastanza, mi piace questo imbuto qua che potrebbe dare meno problemi sicuramente che questa parte qui che è tutta libera e fare praticamente quello che abbiamo fatto prima, solamente che questa modalità qui è molto più difficile, bisogna vedere anche se arriviamo al 150esimo, perché in questa modalità qui non è così scontata. Gli attacchini, come abbiamo visto prima, i giorni iniziali della modalità facile erano attacchini da 20 zombie, qui comincia subito peso, eh. Quindi ragazzi, direi al momento di concludere qua, poi magari la prossima volta lo facciamo. E io intanto vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo di iscrivervi su Twitch se non siete iscritti e su YouTube, perché poi posterò i video su YouTube. E su YouTube ci sono anche altri 250 gameplay, quindi se volete vedere video avete voglia. E niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre, ci vediamo stasera verso le 9:30 che dovrei, se non ci sono previsti dovrei fare un'altra live. E ci vediamo stasera. Ciao a tutti!